boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Nuova impresa? Beh, diciamo che è stata sicuramente difficile, perché già veniamo da una serie di successo, per cui chiaramente bisogna cercare di ripeterlo, però è stata un'esperienza molto molto interessante. Siamo stati tanto tempo fuori dall'Italia, siamo stati 6 mesi in Sud America e ho avuto il piacere di conoscere attori che non conoscevo. Attori che ho conosciuto là, per cui ci sono attori italiani, attori argentini, attori uruguagi. È stata un'avventura, perché abbiamo girato in posti veramente sperduti, selvaggi, in mezzo al nulla, per cui ci siamo anche riusciti a costruire per noi un bel rapporto, perché stando assieme tutto questo tempo in posti anche isolati ci ha consentito di diventare anche un gruppo di amici, per cui il lavoro è stato anche molto più divertente. Grazie. No, è stata un'esperienza fortissima. Sicuramente parlo forse anche a nome delle persone, degli attori che hanno girato la prima serie. Dovevamo riconfermare, perlomeno dovevamo metterci altrettanta energia, altrettanta passione come abbiamo fatto per la prima serie, perché il pubblico è stato tanto, e quindi adesso speriamo, insomma, che sia almeno altrettanto. E per me è stata anche una bella sfida, perché sono passati quasi 10 anni nella storia, e quindi anche il personaggio è cresciuto, è più maturo, è una donna, è mamma, ed è stata anche una sfida abbastanza importante per me, perché appunto io ancora non sono mamma, quindi calarmi nei personaggi di una madre, so che appunto, per chi è mamma, so che è una cosa, è un legame abbastanza viscerale. Ho chiesto in giro, insomma, mi sono un po' informata anche sul set, perché vorrevo comunque riportare fedelmente, più autenticamente possibile, questo rapporto. Sì, lo che si rapisce la piccola, la figlia, quindi si rapiscono lo più amato per Andrea e Elena, quindi più la sfida, più forte l'ostacolo anche per trovarla. Che posso aggiungere a tutto quello che si è detto? Quasi si è detto tutto. Che posso raccontare a voi?
che secondo me i rapporti umani, che secondo me lo più bello di una storia, ancora ci sono più sfumature che in Terra di Livello 1. A Elena e Andrea adesso sono un matrimonio da 9 anni, con una figlia di 9 anni, e comincia la storia con una crisi matrimoniale. Dopo succede questo rapimento che fa un po', diciamo, dimenticare questa crisi matrimoniale che hanno. Loro si uniscono ancora di più perché loro capiscono lo che... Solo uno capisce lo che l'altro sente in questo mondo. E si parla molto di questo matrimonio, di questi rapporti umani, c'è questi eroi, adesso più umani. Secondo me questo è ancora più bello in questa storia. Sono umani. Orlando Buzanca, il tuo generale, ma detto molto in fretta, sì. Condensamelo. È un cattivo politico, è uno che ha sogni grandissimi, quelli d'impero, cerca di fare di far nascere una nuova grande nazione, lui fare l'imperatore, e poi si affeziona a una bambina che gli ricorda la sua sorellina, sì, morta a 5 anni di tisi, e allora lui vuole farne il suo erede. La sua erede, cioè vuoi fare la sua erede a questa bambina, diventerà la sua regina.